questo è lo specchio di mare del porto di Taranto, dove stanno cercando almeno uno dei dispersi dopo la caduta di quella gru ponte che vedete alle mie spalle. Come vedete, ci sono i mezzi della Guardia Costiera, nonostante il mare e il vento forte che increspano le onde persino all'interno del porto, stanno cercando l'operaio disperso. C'è un grande interrogativo: queste gru hanno un sistema di anemometri che segnala per tempo il rischio a causa del vento, ma probabilmente la tromba d'aria che si è formata qui sul mare non ha dato neppure il tempo di far scattare l'allarme, e prima ancora che scattasse l'allarme, come vedete, quella gru è finita a pezzi e in parte è finita in mare. Uno degli operai che si trovavano lì ad operare proprio per conto dell'Ilva, ecco, proprio uno di quegli operai pare sia finito in mare. Ci sono almeno altre due persone che non rispondono all'appello, però non è detto che si tratti di dispersi, potrebbero essere anche persone che sono fuggite anche per la paura, per quello che è accaduto. Le immagini che vedete, che vi presentiamo in questo servizio, sono abbastanza chiare. Le macchine, persino dei camion, sono stati spostati dal vento e ribaltati dal vento, soltanto dalla forza del vento. Come vedete, ancora l'acqua del mare ci arriva, ci schizza addosso, perché qui il maltempo non è ancora finito, anche se tutti speriamo che quella tromba d'aria sia l'ultimo segnale di una sorta di maledizione che ha colpito l'Ilva di Taranto.